Un gioiello della Belle Époque palermitana dimenticato e che oggi è occupato abusivamente da quattro famiglie senza casa. È il villino che l'architetto Ernesto Basile, tra i più illustri esponenti dello stile Liberty, realizzò in corso Alberto Amedeo a Palermo nel 1911, destinato al primo sanatorio antitubercolare d'Italia. Danilo Maniscalco, architetto attivista del Movimento 5 Stelle. Siamo a 100 passi dall'itinerario Arabo-Normanno, nella capitale della cultura. E avviene questo scempio nei confronti dell'articolo 9 della Costituzione che sancisce la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dei beni monumentali e artistici. L'edificio ha ospitato il centro Amazzone, destinato alle donne affette da cancro al seno, fino a quando non è stato dichiarato inagibile e dunque abbandonato. Da quel momento è stato occupato abusivamente da 16 persone, tra cui una decina di bambini, rimaste senza un tetto. Quattro famiglie che una volta al suo interno hanno realizzato anche delle opere in muratura per consentire la divisione degli ambienti in tre mini appartamenti con ingressi separati. Nel momento in cui decade la funzione di un edificio, si può pensare subito che divenga altro, per cui a fronte di una carenza cronica di servizi in pieno centro storico, qua siamo proprio nel tracciato delle vecchie mura spagnole, si poteva pensare di farlo diventare uno spazio per i bambini, per gli anziani, peraltro, e invece si è preferito farlo decadere. L'azienda Arnas Civico, proprietaria del bene, ha sporto denuncia a seguito dell'occupazione che ha impedito di fatto i lavori di messa in sicurezza del villino. È stato anche avviato l'iter che consentirà, sebbene i tempi siano quanto mai incerti, lo sgombero di un edificio che appartiene alla collettività. Il tema dell'emergenza abitativa è un nodo cruciale che spetta risolvere alla politica, agli intellettuali, ai tecnici, alla sovrintendenza e alle istituzioni preposte alla tutela spetta la cura di questi monumenti, per cui non dobbiamo, dobbiamo immaginare che i problemi dell'emergenza abitativa non vengano sistemati a scapito appunto dell'architettura di qualità, di pregio, come quella di Ernesto Basile, che è l'architetto che progetta l'aula di Montecitorio a Roma.